Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovati anche i nostri ospiti. Ve li presento subito così già intuite il tema che andremo a trattare. Ben arrivato dottor Riccardo Vizzi, General Manager più consulente per quanto riguarda Studio 3A Valore SPA. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'ha presentato per primo senza nulla togliere assolutamente all'avvocato Marco Frigo, responsabile area legale Studio 3A Valore SPA. Ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Perché questa volta invertiamo le parti, visto che abbiamo la presenza del general manager, mi scuserà l'avvocato a cui deleghiamo le parti più tecniche e molto perniciose di carattere legale, ma inquadreremo un po' le attività di Studio 3A Valore SPA in generale per far capire come vi strutturate, come agite, eccetera, nel campo del vostro intervento, quindi dando sempre con attenzione le competenze per far capire sempre bene ai nostri telespettatori delle tante cose di cui vi occupate, perché non è semplice per chi non è addetto ai lavori, per chi ci ascolta, quanto abbiamo percepito, comprendere delle tante aree di cui avete vi occupate sostanzialmente con tutti i vostri esperti. Il tema di quest'oggi però resta quello degli incidenti e in modo particolare con l'utilizzo della moto. La stagione poi diciamo facilita in qualche modo e rende piacevole l'utilizzo di questo mezzo di trasporto, ma attenzione, purtroppo ci sono tantissimi incidenti e in molti casi possono essere estremamente gravi. Responsabilità difficile da accertare oppure no? Quanto in capo al conducente del motoveicolo, quanto invece dalle altre parti? E allora cosa dice la legge? Cosa fare? Il codice della strada? Tutto questo ovviamente ne parlerà l'avvocato qui con noi, ben arrivato in questo tema per un po' perniciosetto. Avremo anche le immagini illustrative. Incominciamo con lei, dottore. Ci racconti un attimo, Studio 3A. Quindi? Studio 3A è facciamo finta di averlo mai detto, perché dalle telefonate che riceviamo capiamo che è bene inquadrarlo sempre. Certo, Studio 3A, come ha detto lei in questo giustissimo preambolo, riassume tutto quello che è stato detto poc'anzi. È una società specializzata, ormai presente da quasi 30 anni in tutto il territorio nazionale, che si occupa proprio della tutela dei danneggiati in tutto il settore relativo al mondo del danno, quindi dall'incidente all'infortunio sul lavoro, all'errore medico, danni da incendio e polizze in genere. In cosa facciamo la differenza? Proprio in tutta quella fase di analisi, gestione tecnica che viene fatta per conto della nostra area operativa, la nostra area tecnica di cui l'avvocato Frigo appunto è responsabile, composta da liquidatori interni che vanno a sviluppare tutto il percorso della pratica e tutte le trattative con le compagnie assicurative per ottenere da un lato il corretto risarcimento e dall'altra parte interfacciandoci con tutti quanti i nostri tecnici, avvocati, ingegneri, medici legali, periti, per riuscire a comporre correttamente tutto quell'iter che porterà successivamente a una corretta liquidazione del danno. Il secondo ramo della nostra azienda è proprio quello di cui io mi occupo, la parte relativa alla consulenza, ad accompagnare un danneggiato o nei casi più gravi molte volte la famiglia di quel danneggiato in un percorso che può sembrare da una parte freddo, perché gli accertamenti tecnici che svolge la procura molte volte sono immediati, può sembrare da un'altra parte volgare, perché si trasforma in soldi la sofferenza di una famiglia o di una persona, e noi dobbiamo metterci da una parte la conoscenza tecnica e dall'altra la giusta empatia e sentimento con quelle persone che si trovano ad affrontare un qualcosa molte volte più grande di loro, dove da una parte, approfittando della poca conoscenza tecnica delle famiglie e molte volte anche di tecnici non correttamente specializzati in questo settore, perché poi il mondo legale è veramente ampio, il tuttologo non esiste nel mondo dell'assistenza legale o paralegale, e quindi approfittando di questa poca conoscenza tecnica le compagnie assicurative approfittano per cercare di non riconoscere magari la voce di danno specifica o di non riconoscere correttamente una quantificazione di un danno. Dall'altra parte poi molte volte c'è anche la remora di una famiglia nel trovare difficoltà nel monetizzare su una perdita, su una sofferenza così forte, perché una vita non ha valore, così come un'integrità psicofisica di una persona non ha un valore. Poi ovviamente la nostra società, che è madre di quel diritto arcaico del chi rompe paga, ha cercato di darsi un valore alla lesione, un valore alla vita,
prettamente e sostanzialmente di natura contrattuale, perché, ripeto, umanamente parlando, nulla ha un valore. E quindi in questo è proprio ciò di cui mi occupo io ogni giorno, affiancare le famiglie per accompagnarle in questo percorso, per tradurre quel mondo dell'avvocatese che delle volte è tecnico, è freddo, è difficile da comprendere, cercando di renderlo un po' più vicino all'utente della strada, all'uomo comune. Dall'altra parte poi, nel percorso che vado a fare con le famiglie, vado io a reperire tutte quelle informazioni e documentazioni necessarie da traslare alla nostra area legale e operativa per andare a comporre tutto il corretto risarcimento per la persona. Quindi sostanzialmente voi date un'assistenza in toto alla persona o alla famiglia del danneggiato. Assolutamente. Questa è una cosa, sì. Non deve più dire, non pensare a niente, è riduttivo, però tutto sommato per quanto riguarda quello che è accaduto ve ne occupate, e anche l'eterno problema, lo sappiamo perché è un dato di fatto, i costi. Assolutamente sì. Sono io in anche gestiti incipit, secondo un'ottica più anglosassone in certo, sì, qual modo. Assolutamente, perché io in incipit ho parlato ovviamente del rapporto primario, che è il rapporto con la famiglia, con il danneggiato, che è già un qualcosa di importante, avere un qualcuno a cui affidarsi e che ti è a fianco dall'inizio alla fine, ma poi crescendo come strutture, come servizi, e credendo che tutti quanti i nostri assistiti non debbano badare a spese per ottenere un loro diritto, andiamo noi a farci carico di tutte quante le spese, anticipando delle volte addirittura assorbendo tutte quelle spese tecniche necessarie, che può andare ad esempio nel ricercare il migliore ingegnere ricostruttivo in un determinato settore, avendo rapporti in tutta Italia possiamo avere un nome di riferimento. Quindi non solo un nome perito, locale. No? Assolutamente, il perito, l'ingegnere ricostruttivo, mi viene ad esempio la tragedia che è avvenuta qualche anno fa alla Solfatara, dove serviva un esperto vulcanologo, avevamo anche quello a disposizione per la famiglia, quindi si cerca proprio di dare tutta l'assistenza tecnica necessaria senza badare al portafoglio della famiglia, perché il diritto non deve avere una razio economica, il diritto deve essere ottenuto. Compito nostro quindi è proprio quello di salvaguardare i nostri assistiti. Lavoriamo con un obbligo di risultato. Cosa vuol dire? Richiediamo una percentuale esclusivamente in caso di esito positivo della pratica. Tutte le spese appunto sono in gestione al nostro studio e il nostro assistito non se ne deve far carico, comprese anche spese di eventuali cause, perché non sempre si trova un accordo con le compagnie assicurative, e quindi in caso di causa siamo proprio noi a consigliarla ai nostri assistiti e siamo noi a farci carico di tutte quante le spese, tenendo indenne l'assistito da ogni conseguenza eventuale. Ed è una cosa bellissima in un settore purtroppo delicatissimo, a volte bruttissimo, perché si riesce a dare serenità a una famiglia. Inoltre non si va a seguire solamente l'approccio al danno, ma ormai abbiamo creato una struttura che possa rispondere a ogni necessità, dalla successione ereditaria alla reversibilità, ad altri problemi collegati, e quindi in questo modo si cerca proprio di sollevare da tutte le incombenze burocratiche e anche economiche una famiglia quando si affida a una struttura organizzata come Studio 3A. Ecco, vedevamo prima appunto in sovraimpressione incidenti sul luogo di lavoro, incidenti stradali di varia natura e genere, malasanità, altri ambiti vostri sono questi sostanzialmente? Tutto il settore legato ai cosiddetti rami elementari, quindi ad esempio incendi, oppure ho il problema di polizza per quanto riguarda se è rotta la tubatura, non mi riconosco, ma facciamo anche molta prevenzione sull'analisi delle polizze. Una cosa che uno dice, ma in che senso? C'è già il mio assicuratore. Diciamo che negli anni il ruolo dell'assicuratore è un pochino cambiato e delle volte può capitare che non ci sia una risposta mirata all'esigenza di quella persona, quindi noi eroghiamo anche un servizio di assistenza e consulenza per le famiglie, ma anche per le aziende, per semplicemente verificare la polizza che hanno sottoscritto, per vedere se tutti i massimali sono corretti, le esclusioni, i margini di rischio rispetto al rischio effettivo di quella famiglia o di quell'azienda. Quindi si cerca proprio di seguire tutto il settore relativo al mondo danno e assicurazione per cercare di dare un servizio.
Ma voi non siete un'assicurazione, questo non bene, siamo, ecco, un'assicurazione. Questo lo ribadisco con la vostra presenza, perché sennò si ingenera confusione. No, non siamo un'assicurazione, tante volte vedono il leone, che è il leone di San Marco che ci identifica, perché noi siamo non società c'entra veneziana. Niente. Non c'entra nulla con l'assicurazione col leone, esatto. Anzi, andiamo contro. Ecco, questo, no, questo era necessario precisarlo in modo che fate chiarezza direttamente voi. Bene, poi torneremo su anche alcuni aspetti. Volevo dare un attimo la parola proprio per introdurre anche il tema di quest'oggi. Come mai avete scelto incidenti in moto? Che tra l'altro, vedendo questi video, li guardavo prima io, fanno venire veramente ansia. Beh, la scelta è stagionale. Si è aperta la bella stagione, veniamo da un inverno abbastanza piovoso, le giornate sono migliorate, siamo consapevoli che i centauri della domenica tirano fuori il loro gioiello e la loro grande passione, perché chi guida la moto ha una grande passione, e noi abbiamo voluto evidenziare con questa trasmissione, col nostro supporto, la difficile convivenza che c'è in strada tra automezzi e motociclette. Perché? Perché se il codice della strada è uguale per tutti, questo meraviglioso mezzo ha delle caratteristiche che portano il centauro a fare delle scelte a volte, io dovrei dire, discutibili, o quantomeno a mettersi in condizioni di pericolo maggiore. Ma forse non è a consapevolezza piena. Diciamo che soprattutto... Perché c'è uno spirito un po' di avventura, c'è questo spirito della sì, sfida, di libertà, no? Meraviglioso. Esatto. Abbiamo anche delle strade che non si prestano moltissimo. Beh, certo. Ci sono delle strade belle, lunghe, larghe, dove è possibile anche lasciare andare la moto, diciamo. Ma ci sono le buche. Ottima precisazione. Sì, ci sono le buche che io devo affrontare e devo esserne consapevole anche a determinate velocità. Diciamo che quello che abbiamo osservato noi, seguendo tantissimi casi che riguardano i motociclisti, è che sebbene in tantissime situazioni siamo dalla parte della ragione, per una condotta concorrente difficilmente hanno ragione piena. Ah. E questo non è un argomento da poco. Mentre in macchina io posso avere ragione piena, in moto spesso non avviene. Perché? Perché la velocità con cui una moto viaggia è diversa da quella di una macchina, perché essendo più leggera ha un'accelerazione diversa, per cui spesso c'è una difficoltà di percezione effettiva da parte dell'automobilista, che deve stare molto attento, ma nel momento in cui deve essere già attento lui a immettersi in una strada trafficata con i camion, con le altre macchine, e la moto sfreccia a destra, a sinistra, tutto nell'ecito astrattamente, però è una convivenza, ripeto, estremamente difficile. Sì. Qual è il banalissimo problema? È quando c'è un impatto tra una moto e una macchina, ad averne la peggio è il motociclista, perché non ha una struttura metallica attorno. Ma basta sfiorarlo. No, ma ha fatto benissimo. Poi c'è un altro problema che proprio riscontravo, tra l'altro qui siamo in una città come Padova dove stanno facendo lavori un po' dappertutto, traffico intensissimo per attraversare anche i margini della città, tante moto e tutte le rotonde, pseudo rotonde di varie forme che possono avere, mettono a dura prova a parte i nervi degli automobilisti, ma anche le capacità, perché tra pullman, autobus e moto che improvvisamente sbucano da destra e da sinistra, l'incidente è l'ordine sì. del giorno, veramente quando è l'ordine parlo, del giorno. Quando parlo di moto intendo tutti i mezzi a due ruote motorizzati, anche i motorini, esatto. Soprattutto nelle città molti motorini. Qui apriamo un altro capitolo perché è interessante. Perché adesso sono... andiamo nel merito specifico. Avete portato anche dei sì, video dei contributi anche un po' per spiegare quello che intendevo. Esatto. Sono molto esemplificativi. Credo che infatti, se li facciamo partire in un attimo si capisce a cosa facevo riferimento. E allora interrompiamo un secondo. Seguiteci, andiamo in pubblicità qualche secondo, ma restate sul 19 e ci vediamo tra poco.